Piazza del Tempio di Diana, Colle Aventino, Roma. Tra le macchine parcheggiate vi è un tombino, apparentemente come tanti altri. Questo però è diverso. È la porta di accesso ad una meraviglia sotterranea, un tesoro nascosto e molto probabilmente legato alla figura di Traiano. Cinque grandi sale finemente decorate appaiono una dopo l'altra. Sono interamente dipinte e in eccellente stato di conservazione. Secondo molti studiosi, potrebbero essere una parte della dimora privata di Traiano, abitata prima di diventare imperatore. Gli ambienti, alti più di 6 metri, presentano un sistema decorativo intatto, con pareti e volte a fondo bianco, caratterizzato da grandi riquadri su più registri, resi con linee rosse e gialle e separati da slanciati candelabri. Al centro dei pannelli sono presenti delicate e vivaci raffigurazioni di elementi vegetali o animali, un più ampio progetto finalizzato allo studio del complesso monumentale e del relativo contesto storico e topografico. Per la prima volta è stato così possibile eseguire un'accurata campagna di rilievi e riprese videofotografiche del monumento.